come si può fare una lezione in Second Life. Voi farete vedere quello che avete preparato voi e poi, da questo momento in poi, cercheremo tutti quanti di pensare in modo tridimensionale. Qui ci sono alcune regole che vi ho messo, qualche consiglio più che regole. Allora, creare un ambiente di apprendimento tridimensionale in cui il learner possa muovere e interagire toccando, ricevendo informazioni o rispondendo a domande, costruendo oggetti da solo insieme agli altri. Questo è il primo consiglio. Il secondo, un ambiente tridimensionale è differente da quello bidimensionale di un foglio. Qui non si legge bene, però qui voleva dire, ecco qua, il learner deve poter interagire con altri per costruire la propria conoscenza, perché siamo in un ambiente tridimensionale sociale, in cui l'apprendimento è un apprendimento sociale. Mi fermo qui e poi passiamo subito alla parte pratica. Allora, adesso ci facciamo una bella passeggiata in un ambiente tridimensionale e ci vediamo come si può fare una lezione in questo ambiente. Poi dopo riprendiamo, diciamo, le cose che vi ho detto praticamente, le vediamo insieme. Allora, io mi avvio piano piano, con calma, senza correre, seguitemi, grazie. Vi aspetto. L'oggetto di questa lezione è il sole, la terra, la luna e le fasi lunari. Questo spazio, venite tutti qui così vedete, diciamo, ho ricreato, costruendolo, naturalmente, una simulazione della Terra, della sua rotazione e della Luna che ruota intorno alla Terra. Non so se riuscite tutti a vederlo. Vi potete anche mettere in volo se volete. Per mettervi in volo, cliccate da tastiera Page Up, piano piano, tenete premuto e vi alzate leggermente. Ok, ve lo sto passando, si chiama Flight Band. Da fare il passaggio di oggetti da un avatar a un altro. Giuseppe, ora te lo passo. Allora, c'è gialla dove sono io. Allora, guardate verso la Terra e vedete che si vede proprio il circolo di illuminazione della Terra con la Terra che ruota in senso antiorario. A visualizzarla questa cosa? Perfetto. Allora, quindi in questo modo io ho difficoltà a farlo vedere in modo bidimensionale, giusto? Ai ragazzi, immaginate di fare questo su anche una LIM, però la LIM deve andare in tridimensionale, quindi io posso anche far vedere tutto questo su una LIM. Io l'ho fatto, quindi si vede benissimo Second Life sulla LIM. Quindi io sto facendo vedere il mondo, la Terra, che ruota in senso antiorario col circolo di illuminazione. Ok? Nello stesso tempo ho posizionato, allora seguitemi sempre. Del sole e un circolo scuro che sarà la luna, Scuro, immagino. perfetto. Quella è l'ombra della Terra sul Sole, in realtà sta avvenendo un'eclissi solare. Una alla volta, non fate tutti insieme. Se no vi sedete. Però anche in piedi lo vedete lo stesso, quindi non c'è bisogno di sedere. Io sto tra la Terra e il Sole, quindi io sto facendo vedere la simulazione della eclissi di Sole. Velocemente, cioè in questo modo i ragazzi, scusate, quella è l'ombra, no, ho detto l'ombra della Terra, ho sbagliato, è l'ombra della Luna, non della Terra. Perché in realtà l'ombra della Luna sul Sole, quindi il passaggio, permette l'oscuramento del Sole. Andiamo a vedere un'altra posizione molto carina. Questo è semplicemente l'inizio di un'eclissi. Vogliamo vedere un'eclissi anulare, che tante volte i ragazzi non capiscono cosa sia. Cos'è un'eclissi anulare? Provate a seguirmi. Venite tutti qui, giratevi verso il Sole, venite dove sono io, vedete? Chi vuole descrivere quello che si vede? Vanna, vuoi parlare tu? Ah, ecco, Raffaella, Ci vai sono due Raffaella. sfere che si sovrappongono, quindi la Terra e la Luna dovrebbero essere.
quello è il sole, dietro sempre, che è che è giallo ed è giallo sì. luminoso. E quello invece è la Davanti invece luna, la luna. che sta al centro diciamo, del sole, quindi illumina la parte centrale del sole, però tutto il resto del sole intorno rimane scoperto. Per cui questa è un'eclissi anulare. Quindi in questo momento noi stiamo vedendo un'eclissi anulare. Ok? Quindi abbiamo visualizzato tridimensionalmente cos'è un'eclissi anulare. Mettere un ragazzo al centro che fa la Terra, uno che fa il Sole, uno che fa la Luna per fargli capire come avviene, o usare un modello al limite, proprio un modello, un modellino. Così invece stiamo usando un modello virtuale, e vediamo la Luna che si muove intorno alla Terra, però offrendo alla Terra sempre la stessa faccia. Allora, dicevo, questa è una mini lezione di astronomia, proprio piccola piccola, ve l'ho fatta. Però si può andare oltre e poi vi farò vedere. I ragazzi hanno difficoltà a ricordare tutti i nomi della cellula: mitocondrio, ribosoma, reticolo endoplasmatico, apparato del Golgi. Allora, qual è un modo per fargli fare un'attività tridimensionale che sia poi di memorizzazione, ma anche ludica e anche mo che motivi i ragazzi a dare? Fagli ricostruire una cellula in tre dimensioni. Al limite anche tutti insieme, io faccio il mitocondrio, tu fai il nucleo, tu fai il DNA. Come si fa? Si crea una texture, pian piano ricostruiscono la cellula e vi assicuro che non lo dimenticano più. Perché io ho fatto degli esercizi con gli adulti qua in Second Life che hanno ricostruito degli oggetti, diciamo, di biologia e non hanno dimenticato più. Non se lo dimenticano più di aver fatto un virus, un batterio, una cellula procariota oppure una cellula eucariota col nucleo o il DNA, per esempio. Quindi voglio dire, ce ne sono tantissimi di quei. Poiché nelle scienze la modellizzazione è alla base, benissimo, un laboratorio attivo, perfetto. Stiamo entrando nell'ottica della tridimensionalità, che dite? Ci stiamo avvicinando, diciamo, al mondo tridimensionale. Immaginatelo pure nelle vostre materie, perché io sto facendo, sto utilizzando la mia materia, che è scienze, però immaginate la vostra, una persona che insegna lingue, per esempio, vuole imparare, scusate, vuole insegnare ai ragazzi come si pronunciano le varie parole che sono, per esempio, il sole, la terra, la luna. Non c'è proprio bisogno di insegnarglielo, perché loro lo apprendono facendo queste cose. Perché se io invece di scrivere cellula, qui scrivo cell, e qui invece di scrivere mitocondrio, scrivo mitocondrio, metto tutte queste parole tutte in inglese, loro lo capiscono subito che cosa sono. Se io metto terra, però non metto terra, ma scrivo earth, sun e metto moon, loro vedono l'immagine e apprendono che quella è il significato in inglese. Quindi un, diciamo, apprendimento. Senza, e alla fine lo ricordano, senza difficoltà. Domande? Prima che vado avanti, posso spiegare invece a voi in questo momento. Io fino adesso ho usato un metodo, ora vi spiego anche perché. Ho usato un metodo che è molto simile ad un metodo, diciamo, di lezione simile a quello che avviene nelle aule, no? Una lezione frontale con discussione, ma con delle slide che si spostano su uno schermo, cosa che può avvenire anche in modo bidimensionale in una piattaforma di learning, va bene, ok, in una videoconferenza, ok, ma non ho usato uno strumento come Second Life in modo più attivo, no? Fino adesso non ve l'ho mai fatto fare questo. Da oggi in poi però cambiano le cose in tavola, cioè da oggi in poi non lo farò più. Perché l'ho fatto? Perché non ho fatto subito tutto questo? Perché in genere, questo ormai l'esperienza ci ha insegnato in vari anni che abbiamo visto, che quando uno entra per la prima volta in Second Life ha una specie di sovraccarico cognitivo, no? Come direbbe Calvani, visto che c'è Pira qua. Cioè non riesce a prendere tutte queste cose insieme, wow, il sole, la cosa, l'interfaccia di Second Life. Allora, io devo iniziare piano piano, devo fare, diciamo, una lezione molto semplice inizialmente, anche molto simile alla realtà di tutti i giorni, e poi,
portarvi piano piano a questo. Ci sono persone che entrano in Second Life o in ambienti 3D, perché non è solo Second Life, ce ne sono tantissimi di ambienti 3D, e hanno difficoltà a entrare in questi ambienti mentalmente. Addirittura dicono, io non ci credo però, che ci sono persone che non ci arrivano mai a entrare, cioè che non riusciranno mai a usare un ambiente 3D, perché la loro mente li porta sempre alla realtà, per cui anche in Second Life vogliono ricostruire l'aula con i banchi, le sedie e la lavagna e vogliono fare la lezione come se la facessero a scuola nella propria aula. Sarà un problema di insicurezza o di flessibilità, non lo so qual è il problema, però è vero che ci sono delle persone che si sentono così a loro agio e riescono a insegnare solo in quel modo. Le persone possono cambiare la propria testa se si mettono in gioco. Quella è l'unica cosa. Bisogna mettersi in gioco. Solo questo. Venite tutti sulla mappa, per favore. Tutti dove sono io. Grazie. Mettetevi distanti, un po' vicino ai bordi. Non tutti, diciamo, distribuite i bordi di tutto questo, di questo quadrato, in modo che guardate tutti verso il centro. Allora, sotto i vostri piedi vedete la mappa di Second Life. Come vedete, qui dove io ora vado è la simma, il quadratone, ho messo una bella freccia rossa che ve la indica, ed è la Sim Galleria. Nella Sim Galleria, se io vado a vedere, vedo un puntino giallo che sono io. Quindi, e come faccio a capire tutti questi simboli che cosa sono? Dalla leggenda, che è questa. Dove è quest'altra freccia rossa che ho messo? Seguite sempre il mio avatar. Ora vi insegno un trucco per seguirmi. Un trucchetto per seguire il mio avatar. Allora, siete pronti? Allora, cliccate da tastiera, CTRL e ALT. Tenete premuto CTRL e ALT e poi col bottone sinistro del mouse cliccate su di me. Tutti. Allora. CTRL ALT da tastiera e poi col bottone sinistro del mouse cliccate su di me. Ora, se io mi sposto, la vostra telecamera segue il mio avatar. Vi faccio un piccolo passettino di qua e di là così vedete. Ecco qua, mi sto spostando. Si è spostato? Sì o no? Ok. Allora, chi non l'ha fatto ancora, CTRL ALT da tastiera. E poi cliccate sul mio avatar col bottone sinistro. Ok, quindi ora mi posso anche spostare tantissimo, voi mi seguite sempre, giusto? Allora, io adesso vado in questo punto, quindi voi state seguendo il mio avatar e sto sulla leggenda della mappa. In questa leggenda noi troviamo tutta la simbologia della mappa, quindi ci permette di capire nella nostra mappa che cosa c'è. Poi qui invece, in questa barra laterale, ci sono i landmark e questa freccia in movimento gialla-rossa dove mi sono posizionata adesso. I landmark sono questi simboletti a forma di mondo azzurri che ci permettono di spostarci da un posto all'altro di Second Life. Adesso facciamo la famosa chat di gruppo che prima vi dicevo. Poiché siete tutti nel gruppo di Second Anitel, io ora vi chiamo tramite il gruppo. Per favore, si aprirà in basso a destra una chat privata. Mi dovete scrivere ci sono dentro, in modo che io capisco che state leggendo. Proviamo. Proviamo, state attenti, tutta chat. Che cos'è? Se io vado a qualsiasi punto di Second Life, io posso comunicare con voi qui attraverso questa chat. Ok? Posso addirittura chiamarvi tutti contemporaneamente, in voce qua dentro, tutti quanti, non c'è limite, e vi potete sentire tutti contemporaneamente. Per cui io mi posso spostare in Second Life, in qualsiasi punto di Second Life, però voi mi sentite sempre, tra di noi possiamo parlare. Però non voglio chiamarvi in voce perché adesso qualcuno avrebbe problemi, quindi lasciamo stare per adesso, perché potreste avere problemi di voce, perdere la voce, quindi non lo facciamo.